A seguito dei diversi furti registrati nel comune di Castiglione, Messer Raimondo, nel Terramano, il sindaco Vincenzo D'Ercole ha chiesto la convocazione di un tavolo provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica che porti al rafforzamento della caserma dei carabinieri di Bisenti. Sono oltre 10 i colpi portati a segno nel piccolo comune. Sì, purtroppo da alcune settimane Castiglione e Messer Raimondo in particolare subisce dei furti in maniera quotidiana. Ci sono stati oltre 12 denunce da parte dei cittadini e altre case non sono state derubate ma sono stati tentativi di furto. Quindi è un problema importante perché questi numeri non si hanno in un anno intero. Voi avete chiesto un incontro al prefetto proprio per aumentare la presenza di pattuglie nella zona? Sì, negli scorsi giorni siamo sentiti con la prefettura e ieri appunto ho mandato una lettera dove chiedevo la convocazione del tavolo di sicurezza provinciale appunto per capire come agire e quali azioni mettere in campo con la prefettura e con tutti gli organi di polizia. Un problema che sta interessando tutta la Valfino e che sta creando grande preoccupazione tra i residenti. Per questo motivo il sindaco ha annunciato di aver appaltato il sistema di videosorveglianza nel suo comune. Neanche a farla apposta noi abbiamo concluso l'iter da qualche giorno con la prefettura e la questura appunto per andare a individuare i punti più importanti da monitorare e a gennaio partiranno fisicamente i lavori che sono stati già affidati. In maggioranza si tratta di furti compiuti nel tardo pomeriggio da chi evidentemente ben conosce le abitudini degli abitanti. La cosa strana è questa, nelle ore appunto pomeridiane con il favore dell'oscurità, perché comunque si fa notte presto, ma il problema grande c'è stato sabato quando abbiamo avuto le cresime, che ben 7 case di cresimandi sono state visitate, quindi c'è un problema sicuramente anche interno al nostro comune. Il consiglio è di fare massima attenzione, di segnalare tutto ciò che ritengono sospetto e opportuno da segnalare. Naturalmente c'è un rafforzamento già evidente delle forze dell'ordine, questo ci aiuta, però comunque non dobbiamo abbassare la guardia.